brano del Vangelo che abbiamo appena ascoltato ci porta nel contesto dell'ultima cena di Gesù con i suoi discepoli. È un momento solenne, intimo e anche drammatico quello che Gesù e i discepoli stanno vivendo. In quel contesto Gesù ha compiuto un gesto simbolico fortemente significativo, eloquente, ha lavato i piedi ai discepoli e lo ha commentato quel gesto. Ecco, voi mi chiamate Maestro e Signore, perché io lo sono. Ebbene, io il Maestro e il Signore vi ho lavato i piedi. Perché anche voi imparate a fare lo stesso, a lavare i piedi gli uni degli altri. Gesù indica la sua vita come una vita vissuta nel segno del servizio. Colui che ha assunto l'ultimo posto, si è fatto servitore di tutti. E così desidera che siano i discepoli. E poi Gesù spezza il pane. Dice ai discepoli: questo è il mio corpo, mangiatene tutti, è il mio corpo dato per voi. Benedice il vino e lo distribuisce, lo dona. Questo è il sangue, che è il simbolo del sangue mio che sarà versato per tutti. Fate questo in memoria di me, cioè vivete anche voi questo, la vostra vita come un dono. Così come io della mia vita ho fatto un dono generoso, un dono gratuito, un dono a perdere, un dono d'amore al Padre e a tutta l'umanità. E poi Gesù in quel contesto annuncia ai discepoli quello che avverrà nelle ore successive, annuncia il tradimento di Giuda, il rinnegamento di Pietro, e la dispersione di tutto il gruppo, di tutti i suoi amici. E quindi vediamo come c'è un clima teso di preoccupazione, un clima di turbamento, di paura. Pure Gesù, siamo nel nostro brano, Gesù si preoccupa di infondere fiducia e serenità nei suoi discepoli. Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Poi Gesù invita i discepoli di allora e di ogni tempo ad avere fede nel Padre, in Dio, e avere fiducia in Lui. Cioè questo voler rimanere radicati nella fiducia, un rapporto di fiducia con il Signore e anche con Lui. Questa è la proposta, l'invito che Gesù fa a tutti. E poi dice che la sua vita è al compimento, e annuncia la sua morte. E questa sua morte sarà un andare verso il Padre. Nella casa del Padre mio ci sono molti posti, molte dimore, e io vado a prepararvi un posto. Ecco, Gesù ci dice che la sua vita è il compimento e lui torna al Padre, ma tornerà perché i suoi discepoli e coloro che lo hanno seguito, lo hanno amato, siano là dove lui è, cioè quella casa del Padre, quella comunione intima con il Padre, è la fonte della vita ed è l'approdo ultimo della nostra esistenza, per lui e anche per noi. E qui ci sono i discepoli che fanno delle domande, ecco, questo dialogo, questo colloquio di Gesù così intimo con i suoi discepoli, è aperto il dialogo e
Tommaso con dei dodici dice: Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo sapere qual è la via. E ci sono vedendo, voi sapete qual è la via che conduce al Padre, dice Gesù. Fa un'affermazione e una rivelazione solenne: io sono la via, la verità e la vita. Gesù si presenta come la via che ci conduce al Padre e ci rivela il Padre, che ci porta all'incontro con Lui. E Lui è colui che fa della verità nella nostra vita e ci dona pienezza di vita se noi rimaniamo radicati in Lui, se noi rimaniamo obbedienti alla sua parola. E Filippo chiede a Gesù: Signore, mostraci il Padre, ci basta. E Gesù ancora qui fa una rivelazione profonda, bella, e ci tocca nel cuore. Poi io da tanto tempo sono con voi, Filippo, tu ancora non m'hai conosciuto. Non sai che io sono nel Padre e il Padre in me. Chi vede me vede il volto del Padre. Gesù si presenta a noi come il volto umano di Dio. Gesù è la icona, l'immagine perfetta di Dio. E chi rimane radicato in Lui, chi rimane legato vitalmente a Lui, ha esperienza dell'incontro con il Padre. Chi rimane in me rimane legato al Padre e compie le opere che io compio. Poi Gesù ci parla di queste opere. Ma sono queste opere che ci invita a compiere. Chi ascolta la mia voce farà opere, le opere che io ho fatto e anche di più grandi. Ma sono queste opere che il Signore ci chiede di compiere. È il suo stile di vita. Gesù ci invita ad assumere il suo modo di abitare questo mondo, la qualità della sua vita, la qualità delle sue relazioni con Dio e con i fratelli, la sua compassione, la sua misericordia, la sua attenzione a tutti, soprattutto agli ultimi, ai poveri. Ecco, questa è l'opera che Gesù ci chiede di compiere. Questo è mettere i nostri passi sulle sue orme, cioè questa imitazione di Lui, pur consapevole della nostra distanza abissale da Lui. Eppure Lui si è fatto vicino a noi, si è fatto umano come noi, il Figlio di Dio si è fatto un uomo come noi per mostrarci come è possibile camminare verso il Padre, fare esperienza dell'incontro con il Padre. E questa la sua vita, i suoi gesti, il suo stile è l'opera che Lui chiede di compiere anche noi. Ci invita davvero ad assomigliare a Lui, dirà San Paolo, di lasciarci a configurare a Gesù fino alla piena statura di Lui. Questo dice Paolo ai primi cristiani. Noi siamo chiamati ad assomigliare, a lasciarci plasmare dal Signore Gesù, vivendo come Lui, relazionando su Dio e vedendo come Lui ha fatto, perché possiamo diventare realmente figli del Figlio, figli amati del Padre. E l'Apostolo Pietro nella seconda lettura ci diceva che noi siamo chiamati, parlava della Chiesa, della comunità dei credenti, e usa un'immagine per dire ciò che è la Chiesa. La Chiesa è un edificio spirituale, dice Pietro, un edificio spirituale fondato su una pietra, quella pietra che gli uomini hanno scartato, quella pietra che è Gesù. Gesù, la pietra scartata che Dio ha costituito fondamento di questo edificio che è la comunità dei credenti. E noi tutti, pietre vive, e siamo chiamati a lasciarci plasmare dal Signore, a lasciarci illuminare da Lui, a diventare una sola cosa con Lui, per formare questa comunità dei figli di Dio, questa comunità.
questa sera vogliamo accogliere questo invito del Signore, quelle parole che Gesù diceva quella notte del tradimento ai discepoli, le rivolge a noi. Ci dice io sono la via che vi conduce alla Padre. Se voi seguite me, se voi amate me, se voi camminate sulle mie orme, voi avrete l'esperienza dell'incontro col Padre. Poi io vi insegnerò a relazionarvi con il Padre come figli amati. E vogliamo davvero accogliere dal Signore questo invito. E vogliamo invocare il suo Spirito, perché è lo Spirito del risorto che ci è stato donato nella Pasqua e che attendiamo nel dono abbondante della festa di Pentecoste, nel compimento della Pasqua del Signore. Lo Spirito del Signore che ci plasmi come figli amati dal Padre, ci faccia e ci insegni a vivere e a imitare il Signore.